al prossimo ragazzi, rimanete qui. Allora, chiamiamo adesso il primo classificato per il campionato di Primera División di calcio a 5, Pallacentro 2018-2019, i campioni del Real Tunisia. Allora, il Real Tunisia ha avuto anche il miglior giocatore, qui non è presente, però è presente il suo fratello, anche il suo nipote, quindi questo bisogna anche... Allora, non diamo al nipote il premio, sia la Coppa che il premio del miglior giocatore di Sami Sakka. È un ragazzo molto talentuoso, con l'unica pecca che a volte si arrabbia, diciamo, per delle cose che secondo lui non sono regolari, magari possiamo concordare, però ha sempre intorno a lui degli altri uomini capaci di calmarlo e continuare a giocare, perché quando gioca lui è veramente uno spettacolo. Raramente che si arrabbia, mio fratello. È vero anche questo. Infatti io non avrei avuto niente da dire. Mi sono arrabbiati tanti giocatori contro di noi. Va bene, però diciamo il gioco, allora bisogna dire una cosa, perché poi io ho fatto il mediatore culturale per diversi anni e conosco come si ragiona da una sponda e come si ragiona dall'altra. È sempre una incomprensione di un gesto. Io vi voglio fare un esempio, ma non per fare retorica, però per fare un esempio: il dito posto in questa maniera è minaccioso, è un gesto brutto al quale tanti diciamo reagiscono malissimo, perché si sentono un po' aggrediti. Dall'altra sponda, il dito alzato, guarda che, ti giuro, è presente Allah, è presente Dio. Non ho fatto apposta, cioè, quindi non è assolutamente niente di minaccioso, è questione di gestualità, è questione di comportamento, di abitudine, no, di sapere e anche di conoscenza. Quindi come vedete, tanti gesti vengono presi malissimo. Questi ragazzi, anch'io quando giocavo mi piaceva fare il tour.